Mia figlia era fredda, con i cerotti negli occhi, gli occhi chiusi. Io ho pensato, è morta allora, l'ha ammazzata. Io e mia figlia l'ho portata là in ottima salute, solo con questa leggera apertura del collo dell'utero, e me l'hanno consegnata in una bara, e nessuno di questi delinquenti si è degnato di mandare un fiore. Queste cose non debbano più succedere, che nessuna ragazza deve morire per diventare mamma, e né una mamma e un padre devono piangere una figlia. Era il 16 ottobre del 2016 quando morì Valentina Milluzzo con i due gemellini che portava in grembo all'ospedale Canizzaro di Catania. A 3 anni di distanza dalla tragedia, i genitori di Valentina puntano ancora il dito contro quei medici che, secondo la loro ricostruzione, non la fecero abortire. Valentina il 29 settembre aveva appuntamento col suo ginecologo, che è uno dei medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'ha visitata in particolare e ha visto che c'era una leggera apertura del collo dell'utero di 1,5 cm. Allora ha detto: signora, lei deve essere ora ricoverata, andiamo al Cannizzaro, e l'ha ricoverata. Il 2 però Valentina si sente già male, 9 su 10 i bambini sono persi, non possiamo intervenire sentendo battere i cuoricini, perché è proibito? Io mi chiedevo, ma perché è proibito? Non lo capisco. Se non c'è speranza per i bambini, perché fare soffrire Valentina? Mia moglie dice che ha sentito, perché dice: noi siamo obiettori di coscienza. Avevano l'obbligo di farla abortire, oppure dire a Valentina o ai familiari che Valentina poteva correre qualche rischio, cosa che non hanno fatto mai, non hanno parlato mai né di aborto terapeutico né che Valentina potesse correre qualche rischio. Ma nel reparto Valentina è stata per 17 giorni ignorata, non hanno fatto mai un controllo, una visita, niente completamente. Nel reparto mai medici, assenteismo totale. Valentina era in un ospedale, non in un casolare di campagna. Noi eravamo convinti che fossero dolore dovuto all'aborto, mentre ci hanno spiegato tanti medici che quello erano i segnali inconfondibili della setticemia. Valentina stava malissimo, erano i segni della sepsi, e loro non lo capiscono. In un ospedale Valentina già nelle tampone del 10 aveva la setticemia, e meno male che c'è stata un'anima buona che questo tampone l'ha messo in una busta in forma anonima e l'ha mandata all'avvocato, e quindi le loro malefatte sono venute fuori, perché loro avevano l'obbligo di farla abortire, oppure di dirci i pericoli che poteva correre Valentina, e ci avremmo pensato noi andando in un altro ospedale o chiamando un medico non obiettore. Io e mia figlia l'ho portata là in ottima salute, solo con questa leggera apertura del collo dell'utero, e me l'hanno consegnata in una bara, e nessuno di questi delinquenti si è degnato di mandare un fiore. A processo ci sono 7 medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro. Il reato ipotizzato è concorso di omicidio colposo plurimo. I genitori di Valentina chiedono giustizia. Valentina aveva no voglia di vivere di più. Si era sposata, aveva trovato l'amore della sua vita e giustamente, come tutte le donne, aveva questo grande desiderio di diventare mamma. C'era riuscita ed era felicissima. E purtroppo medici ignoranti invece gli hanno tolto tutti i sogni. Valentina è morta non per obiezione di coscienza, perché se obiettore di coscienza, prima di essere obiettore, una coscienza la devono avere. Valentina è morta per ignoranza, e l'ignoranza dentro un ospedale non deve esistere. A noi ci hanno tolto una figlia splendida, una ragazza meravigliosa con tanti progetti di vita. Quello che chiedo è giustizia, che venga fuori veramente e paghi chi deve pagare. E soprattutto a questo punto mia figlia purtroppo non può tornare. Queste cose non debbano più succedere, che nessuna ragazza deve morire per diventare mamma, e né una mamma e un padre devono piangere una figlia. Mia sorella non è morta, diciamo, in vano, è tutta la nostra battaglia, che possa servire anche ad aiutare altra gente affinché non succeda più. Io sono un padre, sì, ho il dolore, ma la procura li accusa di omicidio plurimo colposo. Mia figlia non torna, però io chiedo giustizia, perché per ignoranza di questi medici altre giovani donne che vogliono dare alla luce non devono morire.